Sergio, vediamo anche qualcosa di più operativo, al di là delle previsioni, no? Che possiamo vedere graficamente. Sì, allora cerchiamo di trasformare, malgrado il periodo non sia dei più favorevoli, con qualcosa di operativo e di semplice di fa e facilmente anche replicabile da chiunque, direi, su un portafoglio molto facile. Allora, come prima cosa, un piccolo disclaimer, comunque, che quello che vedremo è un mini portafoglio facilmente replicabile, il suggerimento è comunque di avere un arco temporale, un orizzonte temporale per applicarlo almeno di 5 anni. Questo perché ci sono, ovviamente, stiamo parlando di mercato azionario, ci sono delle fasi di discesa come abbiamo visto, e dobbiamo avere un tempo sufficientemente utile per assorbire la fase negativa prima di vedere l'altra fase di rialzo. Ecco, questo è importante. Quindi deve essere compatibile con i vostri obiettivi e necessità future che siano in là nel tempo almeno direi di 5 anni. La volatilità del portafoglio registrata all'ultimo anno, che significa gli alti e bassi all'interno del comportamento del portafoglio, è stato del 9,54. Vi sottolineo che nelle fasi di stress, come abbiamo visto per esempio nel febbraio-marzo 2020, sono soggetti anche a delle discese importanti. Quindi questo si chiama tecnicamente drawdown, registrato del 30,33% febbraio-marzo 2020. Detto questo, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Allora, compariamo l'analisi di fine maggio con quella che vediamo tra poco nella prossima slide di fine giugno, perché ci sono degli elementi interessanti. Allora, cosa avevamo come principali settori a fine maggio? Avevamo l'energia, i servizi di pubblica utilità, le materie prime e la salute. Questi erano i quattro settori principali. Dopodiché, altro elemento importante è che avevamo, a seconda dell'incrocio di tutta una serie di analisi sul trend di lungo, medio e breve periodo, avevamo comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6 settori in positivo e 1, 2, 3, 4, 5 in negativo. Andiamo a vedere la situazione attuale, Manuela. Sì. Quindi a giugno cosa abbiamo invece? Una situazione, prima di andare a vedere quali sono i settori, che solamente quattro settori, dopo l'analisi di questo incrocio di trend che faccio, in positivo, mentre tutti gli altri sono negativi. Infatti giugno è stato un mese abbastanza tosto dal punto di vista della negatività in generale. E in effetti l'energia, che ritorno indietro, aveva un dato del 21,18% di positività di trend, ora mi scende al 9,05%, pur rimanendo in testa alla classifica. Questo ti dice che l'andamento di giugno non è stato molto simpatico in generale su tutti, sull'indice in generale, ma un po', su tutti, i settori. Comunque, cosa abbiamo? Abbiamo come primo in classifica, mi rimane sempre l'energia, i servizi di pubblica utilità mi rimangono e mi sale al terzo posto i beni di prima necessità, quello che negli Stati Uniti chiamano consumer staples. La salute mi rimane al quarto posto, quindi abbiamo solamente una modifica in questo fine mese dei beni di prima necessità che mi salgono e le materie prime che facevano parte dei primi quattro settori dell'analisi di fine maggio, che mi Ok, scende. non so se si può dire, ma cosa leghi questa modifica tu, Sergio? Leggo questa modifica che, allora, le aziende che trattavano materie prime hanno iniziato a scendere in generale come prezzo, Ok, anche certo. le materie prime. In effetti uno dei pochi settori che ha tirato tantissimo in generale, ma non solo il petrolio ovviamente, ma anche le materie prime sono scese, quindi le aziende evidentemente che ne fanno parte hanno sofferto in quest'ultima fase e ci si concentra ovviamente i consumatori, malgrado stiano avendo, come dire, una fase di sfiducia, mettiamola così, sull'economia, però comunque i beni di prima necessità per forza devi comunque comprarli, insomma, i beni quelli di uso Ovvio, comune. ovvio. Ecco, e quindi Anche se pure su quelli adesso c'è molta difficoltà, quindi insomma, perché ovviamente con l'inflazione in aumento il carrello della spesa diventa sempre più pesante. chiaramente, però, per esempio, per dare un'idea, altri settori che li vedremo tirare in un prossimo futuro, quando il mercato andrà a rialzo, tecnologia oppure beni voluttuari, quindi un acquisto di una nuova auto importante, ovviamente questi vanno molto a scalare perché
malgrado il carrello della spesa sia rincarato, però per forza di cose la spesa la devi comunque fare, insomma, magari comprare qualche prodotto in meno, una quantità in meno, ma la devi comunque fare. Certo. E questa caratteristica, peraltro, e questa composizione di settori te la dice lunga sulla fase del mercato, no? Perché a parte l'energia, che è una fase un po' particolare, però i servizi di pubblica utilità, le utilities, ai quali non possiamo fare a meno, perché comunque gas e elettricità la devi comunque consumare in casa, quindi c'è beni di prima necessità, la salute, eccetera, quindi ti dà un po' l'idea della fase del mercato che stiamo vivendo contro altri servizi che invece tendono ad essere più consumati nelle fasi in cui il mercato tira, come si dice in gergo, quindi un mercato e anche i consumi tendono a tirare. Quindi abbiamo questa classifica. Cosa facciamo quindi a livello pratico? Andiamo nella prossima slide. Allora, cosa abbiamo? Portafoglio ETF settore USA per il mese di luglio. Ci rimane, quindi non dobbiamo far nulla sull'ETF che avevamo comprato ormai da tempo sull'Energy, quello e qui avete il codice ISIN e il ticker, sono tutti acquistabili nella nostra borsa di Milano, quindi sono facilmente acquistabili. Rimane l'utility, se non dovete far nulla. Esce, l'ho evidenziato in rosso, il settore di materials, quindi questo va venduto, esce dal portafoglio dall'inizio luglio. Rimane al quarto posto l'health care, quindi i servizi sanitari, e quindi non si tocca, rimane lì. Allora, e vediamo quindi la new entry. Allora, come abbiamo detto, energy rimane, utility rimane, va comprato l'ETF che va ad investire nei consumer staples, quindi sono i consumi di base che avevamo detto prima, o necessari, come vogliamo chiamarli. Entra nel portafoglio ad inizio luglio, l'healthcare rimane. Ok. Ecco, per sapere, per conoscere, quando andiamo a comprare quell'ETF di consumer staples, cos'è che ci mettiamo in saccoccia? Quindi ci mettiamo in saccoccia aziende come Procter & Gamble, Coca-Cola, Costco, Wholesale, PepsiCo, Philip Morris, Walmart, eccetera, o Mondelez. Quindi sono tutte società in parte anche ben conosciute, come Coca-Cola la conosciamo tutti, PepsiCo e via, e sono tutti in pratica dei consumi di base come Procter & Gamble o Mondelez, Walmart, classici distributori importanti e molto grossi americani. Quindi ci mettiamo dentro un po' tutto questo quando andiamo a comprare quell'ETF lì. Ok. Bene Sergio, dobbiamo aggiungere qualcosa? Sì, andiamo avanti perché due o tre slide per capire. Vai. Allora, questo per darvi l'idea dell'andamento del portafoglio dall'inizio 2020, quindi ha fatto delle performance importanti dopo la discesa che abbiamo visto del febbraio-marzo, quindi ha fatto delle performance molto importanti. Andiamo avanti, nel corso del 2022 è comunque positivo, sta facendo circa un più 5%, e lo andiamo a vedere questi dati, quindi nel 2020 mi ha fatto un 13, un 32 nel 2021, un 5,6 quest'anno, malgrado l'andamento molto negativo di tutti dei principali indici azionari che vediamo qui sotto. Quindi chiudiamo peraltro anche Manuela il semestre e vediamo che certo. La vera debacle, quindi che avevamo Standard & Poor's 500 meno 19,74, Nasdaq meno 28 e via di conseguenza con tutti gli altri indici. L'unico positivo in verde che vediamo qui sotto è l'indice delle commodities a più 18,11 e l'indice, si chiama l'indice della paura, il VIX, che ha fatto dei rialzi importanti nel corso di quest'anno, che è a 62,20% di rialzo dal dato di inizio anno. Il VIX sono in pratica dette terra a terra delle coperture che si vanno a comprare nei portafogli per coprire i rischi del ribasso, sono degli strumenti derivati e delle opzioni particolari sull'indice. Ovviamente se questo sale ti denota ed è un termometro del rischio che i mercati stanno vivendo, perché
se gli operatori sono tranquilli non si vanno a coprire più di tanto, quindi abbiamo il VIX addirittura negativo. Se va in verde significa che ci sono delle tensioni sui mercati. Assolutamente sì, e beh, certo. Le vediamo benissimo da questo punto di vista. Bene, quindi direi che per questo mese è tutto. Ci aggiorniamo, mi raccomando, a tutti quelli che ci seguono, all'inizio del mese prossimo, che andremo a vedere se ci sono. Assolutamente sì. Peraltro, giusto hai detto, hai fatto bene a dire che oltre a essere il resoconto del mese appena trascorso, è anche a chiusura del primo semestre, no? Che sappiamo, come è stato sui mercati.